Oggi vi andrò a descrivere un articolo molto interessante che è stato realizzato in crowdsourcing e che alcuni mesi fa ho acquistato insieme ad un amico, prima ancora che venisse prodotto. Come tutti i progetti crowdsourcing, uno se crede in un determinato progetto, fornisce il contributo richiesto e se si raggiunge il numero di adesioni indicato, il prodotto verrà realizzato e vi verrà spedito. Il prodotto in questione è un cycling backpack, vale a dire uno zainetto utilizzabile per un utilizzo principalmente da parte di un ciclista, in quanto fornisce delle indicazioni, dei segnali luminosi utili per renderlo visibile, quindi come andremo a vedere fornirà delle indicazioni sia delle frecce sia un disegno di bicicletta molto evidente oppure un segnale di attenzione. È uno zainetto richiudibile come se fosse un keyway, quindi tiene poco posto, eventualmente uno lo può portare anche in una valigia agevolmente e utilizzarlo solamente quando è necessario, quindi principalmente quando è sera e quindi è necessario avere dei segnali luminosi per farsi vedere meglio. Aprendolo abbiamo qui lo zainetto che per essere diciamo richiudibile risulta essere abbastanza robusto. E notiamo subito che presenta nella tasca anteriore un dispositivo elettronico, quindi la tasca anteriore in realtà, che appunto è richiudibile e quindi anche utilizzabile per metterci degli oggetti, ha al suo interno un'ulteriore tasca dove è presente un dispositivo elettronico. Ecco, e sarà il display dove verranno mostrati le segnaletiche indicate. Se andiamo ad aprire l'interno dello zainetto, vediamo che c'è un ulteriore taschino dove uno potrà collocare ad esempio un portafoglio, con dentro un sacchettino con ulteriori dispositivi. Ecco, principalmente il trasmettitore, si tratta di un trasmettitore wifi wireless alla frequenza di 2,4 GHz, col quale si comanderà appunto dal manubrio il disegno, l'icona che verrà mostrata sul tablet. All'interno troviamo anche il supporto da mettere ovviamente sulla bicicletta, sul manubrio della bicicletta, l'aggancio è il classico, in modo tale che il sistema risulti agevolmente asportabile per non farselo rubare. Poi ci sono vabbè, c'è un manualetto molto sintetico con poche informazioni. Andrò a dettagliare nel seguito il funzionamento in una maniera secondo me ancora più facile da comprendere rispetto a quanto scritto qui. Il manualetto purtroppo non è in italiano, è solamente in inglese e francese, comunque può essere anche questo di utilità. Poi ci sono due cavetti, uno è il classico cavo USB, micro USB, che serve appunto per ricaricare sia la tavoletta sia il trasmettitore, in quanto entrambi contengono una batteria litio, quindi ricaricabile. A tale scopo è necessario appunto utilizzare un caricabatterie che generalmente uno ha per i cellulari, che però non è fornito nel bundle, e utilizzando questo cavo oppure anche un cavo qualsiasi che uno ha per il cellulare. Poi c'è questo cavetto che invece è una micro USB che serve per sincronizzare il trasmettitore con la tavoletta, in quanto deve essere associata in modo univoco, in modo tale che uno non vada poi a pilotare magari con questo trasmettitore una tavoletta LED di un amico che è a pochi metri di distanza e quindi capta lo stesso segnale, ecco, in modo da associarlo esclusivamente alla propria tavoletta LED.
Quindi la prima cosa da fare innanzitutto è di caricare le due batterie. Qui c'è l'attacco per il trasmettitore e qui c'è l'attacco per la tavoletta. La durata sia del trasmettitore sia della tavoletta viene data sulla 10 ore. Io attualmente non ho ancora dovuto ricaricarlo, per cui non vi so dire con precisione quanto realistica questa, ma mi sembra di sì perché almeno 8 ore l'ho già utilizzato, per cui sicuramente ha una durata che è sufficiente per averlo sempre carico. Allora, per caricarlo ovviamente basterà inserire il cavetto, utilizzare un caricabatterie normale e poi dopo è necessario sincronizzare i due dispositivi. Allora, per sincronizzarli andiamo a utilizzare questo cavetto. Innanzitutto accendiamo la tavoletta. Per accenderlo qui c'è un interruttore. Nel momento in cui lo si preme verranno mostrate le icone, insomma, che è in grado di mostrare, quindi basta premere la bicicletta, le frecce e il segnale d'allarme. Adesso è acceso e c'è anche un LED qui rosso che sta a indicarne lo stato. Nel momento in cui lo si ricarica, questo LED diventa azzurro nel momento in cui la tavoletta è completamente carica. Analogamente qui per accenderlo basta premere questo pulsante. In realtà non si tratta di un pulsante che deve essere premuto, ma deve essere spostato nelle quattro posizioni cardinali. Quindi spostandolo verso la persona e mantenendo questa posizione per 5 secondi, ecco, si accende, vengono mostrati per un po' le tre iconcine blu e diciamo lo stato del dispositivo adesso è lo stato acceso. Allora, per andare a sincronizzare il tutto andiamo a collocare togliendomi gli occhiali si vede meglio, ecco. Non appena lo si collega e si utilizza il trasmettitore, si sincronizza in modo tale che sarà capace di pilotare unicamente questo display. Quindi abbiamo le frecce, freccia destra, freccia sinistra, segnale d'allarme e lo stato appunto di bicicletta. Ecco, questo stato permane attivo, tutti questi stati permangono attivi per 7 secondi, eccetto lo stato di allarme, di attenzione, che invece è permanente. Dopodiché il dispositivo entra in uno stato automatico, vale a dire mostrerà questa icona qui nel momento in cui uno sta pedalando, quindi si sta muovendo. Mentre segnalerà lo stato, ecco, adesso dopo i 7 secondi, adesso siamo fermi, quindi segnalerà lo stato di attenzione nel momento in cui uno si fermerà. E questo in modo automatico, senza bisogno di fare nulla. Ecco, adesso possiamo spegnere entrambi i dispositivi. Anzi, allora, per spegnere il dispositivo, il trasmettitore, di nuovo basta premere il pulsante verso di sé e mantenerlo premuto per un po'. L'indicazione scompare. Ecco, per verificare che il trasmettitore è spento effettivamente, basta muovere questo pulsante nelle tre direzioni e si vede che non si accendono più, per cui è effettivamente spento. Se uno volesse riaccenderlo, basta schiacciare nuovamente verso il basso, si sincronizza, adesso non c'è più bisogno di utilizzare il cavetto perché
si fa questa procedura, si fa ovviamente solamente la prima volta e il tutto è fatto. Allora adesso andiamo, spegniamo di nuovo il tutto, quindi spegniamo il trasmettitore, spegniamo la tavoletta, basta appunto schiacciare, lo rimettiamo nella sua collocazione. Ecco, ovviamente una volta fatto ciò, fino a quando uno non dovrà ricaricarlo, non è necessario togliere dalla sua postazione la tavoletta, in quanto uno può benissimo, anche con tutto quanto chiuso, premere il tastino di accensione. Quindi adesso se andiamo a schiacciare il tastino, mostrerà le sue indicazioni, lo accendiamo, quindi spostiamo verso il basso, verso di noi per un po' il trasmettitore e dopodiché è già operativo. Freccia, qui c'è l'indicazione blu che anche dal manubrio uno sa che sta facendo le frecce per un po', dopodiché dopo 7 secondi ritorna nella modalità running, che a seconda dello stato andrà a mostrare la bicicletta oppure l'indicazione di attenzione. Allora notiamo che adesso lasciamolo in questa modalità. Se andiamo a prendere un altro zainetto e facciamo la stessa procedura di sincronizzazione, avremo che i due trasmettitori non interferiscono fra loro, quindi io non andrò a pilotare lo zainetto, diciamo arancione, con il telecomando col quale io ho sincronizzato l'altro zainetto. Quindi accendiamo anche qui l'altro zainetto. Se io adesso accendo, quindi tengo giù per un po', quando si mostrano i LED azzurri rilascio il pulsante. Se io adesso vado a pilotare con questo trasmettitore, avrò le indicazioni ricevute solamente da questa tavoletta con la quale io l'avevo precedentemente sincronizzato. Ecco, cosa dire? Si tratta di un articolo molto particolare, ho fatto una ricerca anche su internet e ho visto che di zainetti con indicazioni specifiche per ad un uso di un ciclista ce ne sono di tre tipi. Alcuni hanno uno zainetto magari più robusto e più zaino, ecco. Però l'ingegnerizzazione, quindi le modalità che sono state qui pensate, anche questa modalità automatica di far visualizzare lo stato running oppure fermo della bicicletta, l'agevolezza con cui si riesce a sincronizzare il tutto, le modalità anche di visualizzazioni che sono state contemplate nel progettare questo dispositivo, direi che lo rendono unico.